Benvenuti a Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Ettore, il fiore che stiamo per guardare è piccolo, piccolo, piccolo. Tu mi hai detto, piccolo che proprio non lo vedi a momenti. Sì. Mi hai detto che appartiene alla specie dei geranio. È vero, è vero. Noi abbiamo diverse specie di gerani qui in provincia e uno dei più rari, tu te l'ho già presentato, è il geranio argenteum, che troviamo sulle cime emerse ai tempi delle glaciazioni, in particolare sul Monte Serva e sul Monte Dolada. Questo è quasi insignificante, talmente piccolo, sono d'accordo con te, che passa inosservato. Il Geranium pusillum, che nelle immagini vediamo fortemente ingrandito, basti paragonarlo all'erba che quasi lo ricopre, è una pianticina non più alta di una ventina di centimetri, piuttosto gracile e ricoperta di peli radi. Le foglie appaiono arrotondate e più o meno profondamente lobate. I fiori, decisamente piccoli, di colore simile alla malva, si presentano quasi sempre accoppiati ed hanno i petali della stessa lunghezza dei sepali. Presente, di preferenza, sui suoli concimati e colture sarchiate, presso le abitazioni, da noi nel Bellunese è piuttosto comune, in particolare nel piano basale, ma diventa sporadico nel Feltrino e dintorni. Il nome botanico di geranium deriva dal greco geranion, che significa becco di gru, e questo perché i carpelli del seme terminano in un lungo rostro che assomiglia appunto al becco dei noti trampolieri. Tale immagine è stata evocata anche da Giovanni Pascoli, il quale, rievocando l'arrivo dell'autunno, ricordava che l'orto appassiva e i gerani selvatici non avevano che becchi di gru. Un'immagine che ha ispirato in Francia il soprannome appunto di becco di gru, ma ha anche suggerito il simbolo della stupidità, perché alla delicata bellezza del fiore non corrisponde altrettanto profumo. Il loro modesto aspetto, la resistenza al gran caldo e infine la capacità di allontanare zanzare e moscerini per il loro aroma evocano anche l'immagine di una madre ridente, equilibrata e laboriosa. Ettore, scusami, nonostante le piccole dimensioni e quindi penso le grandi quantità da raccogliere, è una pianta officinale? È una pianta officinale come tutte le geraniacee, Giorgia, e in particolare questa praticamente contiene resini, tannini, vitamina C, eccetera, e già nell'antichità veniva raccolta la pianta per curare diverse malattie. Castore Durante, ad esempio, consigliava di usarli per curare le fistole, le ferite fresche, nonché per limitare i dolori reumatici. Il nostro Geranium pusillum è una specie soprattutto europea, con parziale diffusione nell'Asia occidentale e nell'Africa del Nord, mentre risulta naturalizzata nell'America settentrionale. In Italia il suo areale comprende tutto l'arco alpino e la dorsale appenninica, prolungandosi poi anche ai monti della Sicilia, dove però è decisamente non comune, se non addirittura raro. Terminiamo con una precisazione. Le decorative piante coltivate, popolarmente note come gerani, in realtà appartengengono al genere Pelargonium e sono degli ibridi orticoli di diverse specie originarie dell'Africa meridionale. E anche per oggi è davvero tutto, grazie per averci seguito, vi aspettiamo alla prossima puntata di Fiori e Piante della Montagna Bellunese. Perfetto, Ettore. Lento. Quasi quasi, ti assumo. Grazie.